Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio progetto dell'anno insurance digital customer experience. Leggiamo insieme la motivazione. Per essere un leader innovativo nell'assicurazione salute, mirando a migliorare la customer experience della clientela attraverso un nuovo canale digitale chat integrato che consente alla clientela di interagire in modo semplice e sicuro, dimostrando di essere efficace nel fornire informazioni o soddisfare bisogni in qualsiasi momento. The winner is Unisalute. Saluto in collegamento con noi Giovanna Gigliotti, amministratore delegato Unisalute e Chief Life and Health Officer Unipolsai Assicurazioni. Giovanna, bentrovata, buongiorno, complimenti. Buongiorno. Buongiorno, complimenti. Le chiedo subito un commento a caldo su questo riconoscimento. Cosa significa per voi, per lei ovviamente, che lo riceve? Ma per noi è molto importante perché quando si dichiara che bisogna avere grande attenzione ai clienti ed essere accessibili in qualunque momento, in qualunque ora, dopo bisogna essere conseguenti. Secondo noi questo progetto è proprio la dimostrazione tangibile che essere a contatto con i clienti, con una chatbot, con un chatbot, vuol dire interagire con loro in qualunque momento. La chat è stata costruita per avere sottostante il piano sanitario di ciascuno dei nostri clienti e in questo modo il nostro cliente, se decide di avere un'informazione piuttosto che se pensa di dover fare una prestazione sanitaria e decide di farlo, non so, alle 10, alle 11 di sera, può farlo tranquillamente da casa utilizzando appunto questo accesso multicanale che gli consente di avere un servizio sempre a disposizione. Attraverso questo strumento il nostro cliente potrà trovare anche tutte le informazioni sulle pratiche pendenti, aperte, potrà avere quindi un contatto in tempo reale. Secondo noi l'accessibilità è uno degli elementi fondamentali per garantire un servizio di eccellenza e quindi utilizzare strumenti digitali per essere accessibili è secondo noi una condizione abilitante che non solo facilita il contatto con il cliente ma ne migliora proprio l'esperienza complessiva. Soprattutto se si parla di salute, esatto. È giusto poter essere a disposizione in qualunque momento, a qualunque ora. Sa che stavo proprio dicendo quello, mi scusi se la interrompo, ma perché questo è un concetto importantissimo, insomma l'ho letta e mi ha letto nel pensiero, perché dicevo, si può tradurre anche con un'altra parola tutto quello che lei sta dicendo, l'innovazione che porta proprio a un efficientamento in generale dei servizi che appunto quello che stava sostenendo lei, soprattutto quando abbiamo a che fare con la salute, insomma è diciamo la mission numero uno. Certo, tenga presente che poi ormai tutti noi con gli iPhone siamo abituati, no, a chattare, a interloquire. Dunque il modello tradizionale, noi abbiamo una potente centrale operativa con oltre 500 persone che sono comunque sempre raggiungibili quando il cliente ha bisogno di informazioni piuttosto che di approfondimenti, però quello era un modello molto più, mi passi il termine, antico, tradizionale. In questo modo noi abbiamo adeguato il servizio a quello che è l'esigenza dei nostri tempi moderni, che è quello di essere effettivamente connessi. Lo facciamo con i nostri amici, tutti noi abbiamo smesso di telefonare, però in qualunque momento possiamo mandarci un messaggio, no? E siamo in contatto con la famiglia, con gli amici, anche dedicando solo un minuto di tempo della nostra giornata. La logica è la stessa, cioè raggiungere il cliente ed essere in relazione con lui, quindi scrive qualcosa, ha bisogno di qualcosa e ci sono naturalmente delle domande semplici che sono state customizzate e che trovano delle risposte automatiche con sistemi di robotizzazione, e c'è invece il momento in cui, quando il sistema di robotizzazione non riesce a trovare la risposta, che attiva immediatamente il collegamento con l'operatore, quindi dalla piattaforma digitale all'assistenza umana in relazione a quella che è effettivamente il bisogno concreto di quel momento. Ecco, allora, visto che la salute, insomma, abbiamo già spiegato quali sono i punti fondamentali
fondamentali anche di tutti questi processi che avete messo in atto. La salute in questo ultimo anno, insomma, è stata protagonista totale, lo è sempre, ci mancherebbe, però chiaramente sa a cosa mi riferisco, quindi con tutto ciò che è successo e quindi quello che avete messo a punto in questo anno sarà, come dire, credo, no? Anche da base, fungerà da base per i prossimi progetti futuri. Le faccio una domanda proprio sull'immediato futuro. Da dove non ripartire, da dove continuare, ecco? Ecco, allora, guardi, la salute è un bene primario, ma secondo me con la pandemia, e noi abbiamo fatto anche delle indagini per raccogliere il sentiment che veniva avanti nel paese, con la pandemia si è proprio slatentizzato questo bisogno, no? Che ha fatto sì che anche persone che fino a quel momento non ci avevano pensato oggi si rivolgono alle compagnie di assicurazione per trovare soluzioni. Soluzioni che vanno nella direzione di avere una copertura sanitaria integrativa, perché quando il pubblico è in difficoltà, lo era anche prima della pandemia e naturalmente con la gestione del Covid ha avuto momenti di grandissima crisi, il bisogno però doveva comunque essere risolto, esaudito, e quindi è nata questa richiesta e questa esigenza, che è quella di ricorrere anche a coperture sanitarie per poter superare i tempi di attesa, avere prestazioni sanitarie naturalmente di eccellenza, poter cercare soluzioni ai problemi concreti. Poi sono venute avanti anche altre esigenze molto importanti, un po' la paura, no? Della morte, la paura della salute del familiare, hanno fatto emergere un bisogno di assistenza continua che noi abbiamo colmato con, per esempio, un supporto molto importante di telemedicina. La telemedicina è un sostegno per tutti coloro che hanno cronicità. Il nostro è un paese, ahimè, di persone anziane prevalentemente, che ha uno o più cronicità, e dunque avere la possibilità di poter essere supportati con programmi di monitoraggio delle cronicità, il diabete piuttosto che le cardiopatie, le insufficienze respiratorie, avere anche la possibilità manualmente di poter ricorrere a un videoconsulto specialistico. Guardi che durante il primo lockdown, quando era tutto chiuso, nessuno poteva ricorrere a supporti sanitari, poter attivare il nostro servizio di videoconsulto specialistico è stata una risorsa, perché al di là del Covid tutti noi abbiamo avuto banalmente un malore o piuttosto che un'allergia. Quindi sono servizi che oggi noi abbiamo, diciamo, testato, sviluppato, accelerato in occasione della pandemia, ma che sono, come dire, un arricchimento dell'offerta del futuro. Quindi non solo la polizza assicurativa tradizionale che garantisce l'indennità e il rimborso, ma anche dei pacchetti di assistenza molto molto importanti che noi facciamo con la nostra società di servizio Unisalute Servizi, e che sono anche quelli danno la disponibilità ai nostri clienti di poter accedere, per esempio, tramite le card alla rete di Unisalute anche senza la polizza, ma avendo un prezzo calmierato, quindi per tutto quello che non è in copertura assicurativa, piuttosto che per esempio avere una card per avere le cure odontoiatriche. Questo è un altro tema molto importante, no? Che è trascurato o comunque abbastanza tralasciato dalla sanità pubblica, ma naturalmente ha un interesse per i cittadini, e quindi noi abbiamo anche fatto dei pacchetti di prevenzione piuttosto che di cure che vendiamo anche in modalità agile, cioè online. Questo per consentire a ciascuno di accedere alle prestazioni secondo la propria capacità di spesa. Anche questo è uno dei passaggi importanti. Cioè, la sanità integrativa non deve essere una cosa elitaria, dobbiamo renderla accessibile. Per tutti. Ecco, infatti, nella motivazione, la motivazione si concludeva proprio con soddisfare i bisogni in qualsiasi momento e per tutti. Era chiaro dal messaggio, ma insomma mi piace concludere così questo intervento, perché visto che usciamo tutti un po' con le ossa rotte da questa pandemia, è giusto anche che non si creino differenze, no? Soprattutto quando si parla di salute, appunto.
Quindi grazie intanto Giovanna Gigliotti per quello che ci ha raccontato di fondamentale importanza soprattutto in questo momento. Io mi auguro che ci possa essere l'occasione di affrontare questi temi, perché no, in occasione della prossima edizione dei Le Fonti Awards, anzi io la invito già da adesso, poi se lei vorrà esserci io sarò ben felice di monitorare ancora di più la situazione con voi. Intanto complimenti per questo riconoscimento dato a Unisalute, progetto dell'anno Insurance Digital Customer Experience, e appunto grazie a Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di Unisalute e Chief Life and Health Officer Unipol SAE Assicurazioni. Grazie, grazie a voi. Grazie davvero, arrivederci. A presto.